è offerta da... Il nostro desiderio più grande, la felicità dei clienti. Cascina la Presidenta, vendita diretta carni di qualità. Con passione alleviamo il bestiame nell'azienda di famiglia, mentre nei nostri laboratori esperti macellai preparano tutti i tipi di carne. Cascina la Presidenta, per riscoprire profumi e sapori, piatti pronti, tipicità, eccellenze e tante specialità come gli agnolotti fatti con antica ricetta. Cascina la Presidenta, vendita diretta carni in Valle San Bartolomeo ad Alessandria. E per le vostre grigliate, salamini, salsicce e tanto altro di nostra produzione. Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano la pagina economica, con la nomina del nuovo presidente di Confindustria Alessandria, che succede a Marco Giovannini e che avrà il compito nei prossimi 2 anni di guidare anche l'accorpamento degli industriali alessandrini con quelli di Cuneo. Sentiamo De De Vinci. Ritracciate da Marco. Luigi Buzzi, imprenditore di Casale Monferrato, è il nuovo presidente di Confindustria Alessandria. Lo ha eletto l'Assemblea degli Industriali, che si sono riuniti per il rinnovo biennale delle cariche sociali. Direttore di Ricerca e Sviluppo, Tecnologie di Processo del gruppo Buzzi Unicem, che è specializzato nella produzione di cemento e calcestruzzo, il neopresidente guiderà Confindustria Alessandria per il biennio 2015-2017. Ho delle, diciamo, delle linee guida, delle direttive da seguire. Direi che penso che principalmente le linee seguite dal mio predecessore Marco Giovannini varranno anche per me, quindi il lavoro che è stato fatto per l'istruzione, quindi il rapporto con la scuola, con l'università, tra scuola, università e imprese, va certamente mantenuto e rinforzato. Le integrazioni e lo studio di possibili aggregazioni tra territoriali, quindi abbiamo in pista la possibile aggregazione con Cuneo, che è uno dei primi e più urgenti, diciamo, scogli da risolvere e da possibilmente finalizzare. Il presidente Marco Giovannini, questi 4 anni che l'hanno vista a capo di Confindustria, come li analizza, un bilancio finale? Io dico che sono stati degli anni sfidanti, no? e coinvolgenti, perché tutti parlano anni bui, difficili, la crisi, la recessione. Io credo invece che siano stati proprio anni di grande impegno, no? E quindi abbiamo rimparato tutti insieme, riscoperto la voglia di sacrificio, abbiamo rimparato a combattere, no? E poi abbiamo dedicato tanta di quell'energia nelle scuole, soprattutto scuole, diciamo, secondarie. E penso che abbiamo fatto un eccellente lavoro per riscoprire le basi per costruire un futuro molto migliore. Nell'ambito della nomina del nuovo presidente, il Cinema Teatro Alessandrino ha ospitato il concerto fotografico intitolato L'Oro d'Italia. Il concorso, lanciato da Confindustria Alessandria, proprio per stimolare soprattutto le nuove generazioni a ragionare su un frammento di storia che è stato significativo per lo sviluppo del territorio della provincia di Alessandria. Le due fotografie premiate sono di Maria Cristina Selea, 22 anni, studentessa dell'Università Avogadro, e Maria Chiara Moccagatta, 17enne, del Liceo Classico. Il video vincitore di Simone Vergani, 14 anni, che ha appena terminato la terza media. La notizia circolava nell'aria già da alcuni giorni, ma oggi è arrivata all'ufficialità. 3 dirigenti del comune di Alessandria hanno rimesso il loro incarico al sindaco. Motivo: troppo lavoro e mancanza di personale. Ce ne parla Katie Porcetto. Nuova gatta da pelare per il sindaco di Alessandria Rita Rossa, alle prese con la rimessa dell'incarico di 3 dirigenti del suo comune, che con questa mossa hanno voluto dare una sferzata sulla necessità di riorganizzare la macchina amministrativa strozzata da una mole di lavoro che il personale non riesce ad assorbire. La lettera l'hanno presentata Marco Neri, ingegnere capo, Antonello Zaccone, ragioniere capo, e Nadia Minetti, che gestisce tutta l'informazione con i media riguardo notizie del Consiglio, della Giunta e dell'intero Palazzo Rosso, sede dell'amministrazione
amministrazione comunale del capoluogo di provincia. Nessuna rimostranza contro il primo cittadino, hanno tenuto a sottolineare, e nessuna lettera di dimissioni, ma solo la manifestazione di un disagio ingestibile che porta il nome di un carico di lavoro elevato e della mancanza di personale. Rossa e tutti i dirigenti del comune la prossima settimana saranno chiusi in una stanza. A convocarli è stato proprio il sindaco, anche perché non si può di certo ignorare in una macchina comunale la rimessa dell'incarico di 3 dirigenti fondamentali. Il nodo del contendere è semplice: i lavoratori che vanno ogni anno in pensione sono una 30 e per contro non arriva nessuna forza nuova. I dirigenti sono rimasti in 8 e in totale le forze sono 600. Neri, Zaccone e Minetti sono 3 figure essenziali. Sono tornata all'ufficio stampa, ha dichiarato la Minetti, ma sono pronta come gli altri a riprendere tutti gli incarichi. Ci devono però essere le condizioni per poterlo fare. Lavori in corso ad Alessandria per la realizzazione del nuovo ponte Meyer. Da lunedì ci saranno modifiche alla viabilità per consentire l'innalzamento di una strada lungo Tanaro. Sentiamo. È sempre più visibile la sagoma del ponte Meyer di Alessandria. La realizzazione dell'opera tanto attesa in città prosegue e ora, pezzo dopo pezzo, si fa sempre più vicino il momento in cui la popolazione potrà ammirare la nuova costruzione sul fiume Tanaro. I lavori proseguono dunque senza sosta. La strada tra il ponte e Piazza Gobetti, che ora è più bassa di poco meno di 2 metri, dovrà essere rialzata e proprio da lunedì prossimo la viabilità subirà alcune modifiche per consentire questi interventi, che proseguiranno per tutto luglio e, se l'iter andrà come da cronoprogramma, entro Ferragosto dovrebbe essere ultimato e collocato l'arco. Dal 6 luglio, quindi, la strada sarà chiusa per qualche centinaio di metri. Le vie interessate dal provvedimento sono lungo Tanaro Solferino e lungo Tanaro San Martino, non percorribili a partire dalla rotatoria di Largo Catania fino a quella di Spalto Borgoglio. Si circolerà invece sulle 2 rotonde che serviranno per fare inversione e tornare indietro. In Corso Monferrato verrà istituito un senso unico. All'area oggetto dei lavori potranno accedere i residenti, gli operatori commerciali, i clienti diretti alle attività presenti nel tratto fra la rotatoria e il ponte, i mezzi di soccorso e di pronto intervento. Per quanto riguarda i parcheggi, vicino a Largo Catania sarà possibile parcheggiare da entrambi i lati della carreggiata per tutto il periodo dei lavori, mentre a breve prenderanno il via gli interventi per un nuovo parcheggio nell'area ex GIL, con un centinaio di stalli pronti per la fine di agosto, così come una parte di Piazza Gobetti tornerà ad essere fruibile. Cambiamo argomento e allarme ozono in Piemonte con le alte temperature di questi giorni. Ieri il caldo ha fatto la sua prima vittima, un anziano di 77 anni è stato colto da un malore mentre era a bordo della sua bici. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente invita tutti ad evitare di svolgere attività fisica all'aperto nelle ore centrali della giornata. Carla Ruffino. Temperature roventi e allarme ozono sono gli effetti dell'anticiclone di origine africana destinati a protrarsi per alcuni giorni in Piemonte. Tra oggi e domani la colonnina di mercurio raggiungerà i 36-37 gradi. Alessandria e Novara le città più calde, Cuneo la più fresca. Ma oltre al calore a preoccupare l'elevata percentuale di ozono nell'aria, ieri è scattato il livello di allerta 2 su una scala che va da 0 a 3 e che significa che le categorie sensibili, bambini, anziani, asmatici e cardiopatici, devono evitare di svolgere qualsiasi attività fisica all'aperto. Proprio ieri, intanto, il caldo ha fatto la sua prima vittima. Un anziano di 77 anni, Alberto Foschi, è stato colpito da un malore mentre era in bicicletta nei pressi di Chivasso. Vani i tentativi di soccorrerlo. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente invita comunque tutta la popolazione alla prudenza, evitare, se possibile, di fare sforzi durante le ore più calde. Poi è sempre valido il consiglio di integrare la propria alimentazione con cibi e bevande ricchi di vitamine. Intanto il Comune di Torino mette a disposizione il numero della centrale operativa 011 0111 in caso di necessità e molti centri di incontro, di solito chiusi nei festivi, resteranno aperti anche domani per offrire qualche ora a temperature più fresche grazie all'aria condizionata.
Simone Barbato, il noto ovadese comico di Zelig, accusa un alessandrino di averlo azzoppato durante un incontro benefico di calcio. Il processo è stato sospeso per cercare un accordo finanziario fra le parti. Il servizio di Emma Camagna. Non intendeva far ridere e non aveva alcuna voglia di ridere il comico vadese Simone Barbato, noto mimo di Zelig, quando il 25 maggio 2013, durante un incontro benefico di calcio ad Acqui, in un contrasto di gioco cadde riportando lesioni a una gamba che lo costrinsero a rinunciare a ingaggi teatrali e televisivi. Per quell'episodio, sotto processo davanti al giudice di pace, l'alessandrino Gianluca Bordini, imputato di lesioni dolose. Per l'accusa mise KO Barbato volontariamente. Mi fratturò il perone intenzionalmente, sostiene il mimo, parte civile con Roberto Succio. L'udienza è stata aggiornata al 5 novembre, essendo in corso trattative fra le parti per giungere a un accordo finanziario e chiudere la vertenza in modo extragiudiziale. A dire del legale di parte civile, il comico, dopo l'incidente, dovette rinunciare a ingaggi televisivi, non potendo muoversi in scena. C'è però da dire che il capo d'imputazione è stato modificato e la prognosi iniziale di un mese è stata corretta in soli 7 giorni. Ma allora il perone è stato fratturato oppure no? Il legale dell'imputato parla di un pure semplice incidente di gioco, le tesi quindi sono controverse. Un operaio di 45 anni è stato fermato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Casale Monferrato perché trovato in possesso di stupefacenti a scopo di spaccio. La droga, cocaina e hashish è stata rinvenuta e sequestrata nell'abitazione dell'uomo a conclusione di una perquisizione. Altra cronaca, questa volta a Novi Ligure, dove stamane gli agenti della Polizia Municipale, nell'ambito del normale servizio di controllo del territorio, hanno identificato 3 persone, di cui 2 di nazionalità italiana e una serba, senza fissa dimora, che hanno trascorso la notte all'aperto nella zona antistante l'immobile denominato la Cavallerizza di Piazza Pernigotti. Durante la procedura di identificazione è emerso che la persona straniera, con precedenti penali, non era in regola con le norme per il permesso di soggiorno ed è stata quindi deferita all'autorità giudiziaria per gli aspetti penali e invitata a presentarsi in questura ad Alessandria per i provvedimenti legati alla normativa sull'immigrazione. Analoghi controlli sono stati fatti nei giorni scorsi quando personale di Polizia Municipale aveva sorpreso alcune persone senza fissa dimora presso l'area del castello dove avevano ancora una volta trascorso la notte. Il Tribunale dei minori di Torino ha respinto la richiesta presentata dalla Procura della Repubblica di adottare i bambini della scuola convitto Sahaya Yoga di Cabella. I bambini hanno sentenziato i giudici minorili, restano ai genitori. Il servizio di Franco Capone. I bambini della scuola convitto Sahaya Yoga di Cabella in provincia di Alessandria non saranno tolti ai loro genitori naturali. Lo ha deciso il Tribunale dei minori di Torino, che ha respinto la richiesta della Procura di darli in adozione. La decisione dei giudici minorili è stata presa per i primi 7 bambini su una 60ina di cause che ora sono al vaglio del collegio minorile giudicante, che dovrà pronunciarsi nei prossimi giorni. Non è escluso comunque che i giudici del Tribunale di Torino per i minori si pronuncino al più presto anche per gli altri ragazzi, compresi tra i 6 e i 10 anni italiani e stranieri, le cui famiglie hanno presentato analoghi ricorsi. Tutto è nato dall'istanza presentata al Tribunale dal pubblico ministero della Procura dei Minori, che aveva documentato lo stato di abbandono contestato alle famiglie dei ragazzi emerso nel corso di una ispezione effettuata lo scorso mese di marzo nella scuola dell'Associazione Internazionale fondata dall'indiana Shri Matai Nirmala Devi, che ha sede europea a Cabella, sull'Appennino Ligure Piemontese. La richiesta del pubblico ministero è basata sul fatto che le famiglie avrebbero affidato i propri figli a persone ritenute inadeguate e questo, a giudizio dei PM minorili, equivale ad averli abbandonati.
per il tribunale che ha accolto l'argomentazione del collegio difensivo, il quale ha sostenuto, affermando che tutto questo non significa il fatto che i genitori non abbiano individuato, non sappiano e non abbiano visto in quel metodo educativo e di studio praticato dagli insegnanti della scuola di Cabella quello migliore per la crescita dei loro figli, dichiarando il non luogo a procedere, il che significa che i bambini resteranno con i loro genitori naturali. Una app contro lo spreco alimentare è l'ultima iniziativa delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta che da tempo collaborano nella lotta allo spreco di cibo. L'applicazione si chiama Ubo ed è scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS e Android. Sentiamo Carla Ruffino. In Europa, secondo la FAO, si sprecano ogni anno 95 kg di cibo pro capite, 260 grammi al giorno. Non è da meno il Nord America, dove dei 900 kg di alimenti a disposizione, 600 vengono mangiati, 180 finiscono per scadere sugli scaffali del supermercato, mentre 120 vengono acquistati per essere buttati. Una delle principali cause dello spreco alimentare nella fase del consumo domestico è l'ignoranza delle regole sulla corretta conservazione degli alimenti. Per questo la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, da tempo alleate nel contrasto allo spreco di cibo, hanno deciso di lanciare un'applicazione per smartphone e tablet unica nel suo genere, che analizza oltre 500 alimenti ed è in grado di fornire consigli e informazioni su come conservare i cibi, ma anche su quali siano le giuste porzioni e quindi su quanto cibo acquistare. Quest'app è molto semplice e noi crediamo che al di là delle azioni specifiche proprio volte a far sì che non venga sprecato un alimento, ci sia la necessità di lavorare sulla cultura e questa app sicuramente può servire, noi auspichiamo in un utilizzo giornaliero, proprio per guidare la spesa, guidare anche come si possano cucinare gli alimenti e quindi far sì che addirittura si riesca effettivamente ad avere dei risparmi rispetto proprio a quello che è il costo della spesa. Le principali informazioni sui cibi provengono dall'Istituto Zooprofilattico di Torino. L'applicazione è scaricabile gratuitamente ed è compatibile con i sistemi operativi iOS e Android. Prenderà il via domani la manifestazione musicale intitolata Alessandria Barocca e non solo. Molti gli enti patrocinatori e sostenitori di un festival ricco di proposte che valorizzano musicisti alessandrini e piemontesi di fama internazionale, affiancati da giovani professionisti di talento. Il servizio. Nel corso di questo quinquennio, la proposta di Alessandria Barocca si è sempre più raffinata, offrendo occasioni di eccellenza nell'ascolto e nella fruizione di eventi concertistici che per l'edizione 2015 si rendono ancora più interessanti e qualificati per il pubblico alessandrino. L'avvio del festival, sotto la direzione artistica di Daniela De Micheli, è programmato per il prossimo 4 luglio alle ore 21, presso il cortile di Palazzo Ghilini, in Piazza della Libertà ad Alessandria, con il concerto di inaugurazione, ad ingresso libero, intitolato «Fasti barocchi in Italia». Si tratta di un percorso attraverso celeberrime composizioni di Corelli, Albinoni, Geminiani, Vivaldi e Marcello, affidate al solista Michele Favaro e all'ensemble L'Archicembalo, l'Accademia Barocca dell'ensemble Lorenzo Perosi con Marcello Bianchi e Marco Pesce, Mauro Righini, Claudio Merlo, Matteo Cicchitti e Daniela De Micheli. Un concerto particolarmente interessante anche grazie all'intervento musicologo curato da Luigi Buffa per inquadrare storicamente, geograficamente e dal punto di vista tecnico ed estetico musicale i brani proposti. L'edizione 2015, intitolata suggestivamente Alessandria Barocca e non solo, si propone come evoluzione nell'originario progetto Alessandria Barocca, nato nel 2010. E oggi come allora il desiderio di promotori è innanzitutto quello di offrire all'ascolto alcuni tra i più importanti e amati brani della storia della musica. A partire dal barocco e dai grandi maestri di questo periodo si guarderà infatti anche oltre al barocco,
con la salottiera atmosfera viennese di Brahms per pianoforte a quattro mani e quartetto d'archi, e il grande repertorio romantico e tanta grande musica per grandi interpreti, in un caleidoscopio di emozioni che non potranno mancare di catturare il pubblico. Il festival, dopo il concerto inaugurale, ha già importanti date in cartellone, tra le quali l'evento del 22 agosto alle ore 21 presso la Chiesa dell'Assunzione in frazione Montalecelli a Costa Vescovado, il concerto del 26 settembre presso la Chiesa di Santo Stefano ad Alessandria con il concerto intitolato Sua Maestà la Viola, oltre all'evento del 17 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di San Rocco ad Alessandria, una serata all'insegna della grande musica dal titolo suggestivo Concerto a tre. Restiamo in tema, parliamo di suggestioni in musica a Novi, rassegna che prenderà il via il prossimo 16 luglio e che rientra nella 14ª edizione del Festival Marenco. Enrico Maria. Un viaggio nella musica, dal barocco ai giorni nostri, negli evocativi luoghi del centro storico di Novi Ligure. Questa, in sintesi, l'essenza di suggestioni in musica, rassegna che fa parte della 14ª edizione del Festival Marenco e che prevede 6 concerti in programma dal 16 luglio al 10 ottobre, eseguiti da orchestre di rilevanza nazionale ed internazionale. Si inizia, come detto, giovedì 16 luglio in Piazza delle Piane con il concerto Concorso Marenco, protagonista la fanfara dell'Aeronautica Militare Italiana in collaborazione con gli strumentisti dell'Orchestra Classica di Alessandria, diretti dal maestro Antonio Macciomei. Nel corso della serata si svolgerà la cerimonia di premiazione del canadese Olivier Gagnon, vincitore del 12° concorso internazionale di composizione Marenco. Quindi domenica 26 luglio nella corte di Palazzo delle Piane si terrà il talk show Novi verso Marenco con il regista teatrale Filippo Crivelli che racconterà il suo Excelsior. E poi giovedì 30 luglio, sempre in Piazza delle Piane, con dedicato a Marenco, con l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, con il direttore e il maestro Maurizio Billi. Sabato 29 agosto ci sarà l'ultimo appuntamento in Piazza delle Piane. Si tratta del concerto di gala, che vedrà sul palco l'orchestra internazionale Berliner Sinfoniker con al violoncello Iuna Park, diretta dal maestro Maurizio Billi. La rassegna prosegue venerdì 11 settembre all'oratorio di Santa Maria Maddalena con l'ensemble dell'orchestra Roma Sinfonietta diretta dal maestro Gabriele Bonolis che si esibirà in un programma con musiche di Nino Rota. Domenica 4 ottobre, nell'ambito delle celebrazioni per la festa della Madonna del Rosario, nella chiesa di San Nicolò è in programma il concerto degli archi all'opera del Teatro Carlo Felice di Genova, con il soprano e Caterina Gaidanskaya. Ed infine, sabato 10 ottobre, sempre nella chiesa di San Nicolò, concerto di chiusura con l'orchestra barocca La Verdi di Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21, in caso di maltempo quelli all'aperto si terranno presso la chiesa di San Nicolò. Ci vediamo tra poco con la pagina sportiva.